Siamo a Venezia, qui tutto è speciale, merito del fascino di questo luogo. Lasciamoci avvolgere da questa atmosfera e proviamo a immaginare la barca dei nostri sogni, un modello esclusivo, fatto per persone che amano la bellezza e l'arte. Vizzenello costruisce le barche da 3 generazioni e lo fa in modo artigianale, con la massima cura, affinché questi capolavori durino nel tempo e diventino, anno dopo anno, sempre più preziosi. Sa come disegnarle perché a Venezia le barche sono l'unico mezzo di trasporto e, al contrario di quello che si può immaginare, anche se questa è una laguna, l'intenso traffico genera un moto ondoso che impegna severamente le carene. Questa è Thunder, disegnata da Nuvolari e Leonard. Qualsiasi elogio per questo studio di progettazione non sarebbe all'altezza delle loro opere. Come definirla? Taxi, water limousine, tender di gran lusso? Per me è una magnifica barca che ciascuno può interpretare come vuole, personalizzandola per esempio. È perfetta per queste acque, per i canali di Venezia, ma sarebbe bellissima anche ad Amsterdam o a Miami. Chiunque, vedendola passare, si volterebbe a guardarla. Debbo svelarvi il materiale di costruzione. Prima però voglio farvi vedere il modello che stanno lavorando in questo momento. È tutto di mogano, scafo, ordinate, coperta, un capolavoro, un pezzo unico e raro. La barca che stiamo provando invece è di vetroresina, ma sfido ad accorgervi che questo è un rivestimento di finto mogano. In questo caso, infatti, il cliente ha chiesto eleganza, ma anche praticità. Sì, però io preferisco l'altra, quella che abbiamo visto in cantiere, perché il legno è un materiale sempre vivo, è come un amore che non finirà mai. Vizzenello ha costruito soprattutto barche da lavoro, barche che vengono usate tutti i giorni, in ambiente marino, che sono sottoposte a stress di ogni genere. Ogni elemento quindi deve essere dimensionato per resistere, ogni dettaglio è fatto per durare nel tempo. Insomma, sono barche fatte per chi sa apprezzarne la qualità. Le barche di Vizzenello le abbiamo viste fotografate con le star del cinema, della moda, dello spettacolo, ma non dobbiamo pensare che siano solo belle, sono anche solide. Essendo costruite una a una, non certo in serie, queste barche possono essere fatte su misura, personalizzate. Adesso andiamo a navigare e fate attenzione, non tocco alcun pulsante, non metto in moto nulla, spingo solo in avanti la leva. Si potrebbe pensare che una piccola realtà artigianale come questa non sia in grado di competere con i grandi colossi dell'industria nautica. È esattamente il contrario. Hanno sviluppato un sistema ibrido diesel ed elettrico improprio. Stiamo navigando in un canale a Venezia, nel silenzio assoluto. Anzi, taccio, così anche voi ve ne rendete conto. Si apprezza ancora di più la magia di questo ambiente, l'atmosfera di questo luogo, se si può navigare senza inquinare, senza emettere emissioni di alcun genere, neanche sonore. Quella che sentite è un'altra barca, un altro motore, non questa. Sul pannello della Simrad troviamo tutti i dati che ci servono per controllare anche l'energia
che abbiamo a disposizione. C'è un gruppo di batterie, ovviamente, il motore elettrico che arriva a una potenza di 35 kW e qui abbiamo l'indicatore che ci dice quanta carica abbiamo a disposizione, se stiamo consumando oppure se stiamo ricaricando le batterie con il motore diesel. È tutto chiarissimo. Abbiamo la temperatura del motore elettrico e la temperatura del motore diesel. Ovviamente quelle dell'acqua, quelle da tenere sotto controllo per il raffreddamento. E in modalità elettrica possiamo accelerare sino a una velocità di 12 km all'ora. Sono sensazioni che è persino difficile descrivere, far provare attraverso una telecamera, ma forse ci riuscite a percepire la differenza di questo modo di navigare. Sì, d'accordo, il motore elettrico però ha una potenza limitata e se abbiamo bisogno di più spinta, basta accelerare. Ascoltate. È partito il motore diesel. Ed è partito semplicemente spostando in avanti la leva del gas. Un'azione semplicissima, non ho dovuto intervenire su nessuna strumentazione, su nessun pulsante o controllo. Semplicemente ho aumentato la posizione dell'acceleratore. Adesso, in questa fase, il motore elettrico è diventato alternatore, quindi permette di ricaricare le batterie. E lo strumento ce lo segnala, ci dice esattamente quello che sta facendo, quanta energia abbiamo, quanta ne stiamo immettendo nelle batterie. Con il motore diesel la spinta è decisamente efficace, anche se per navigare nella laguna veneta a Venezia e su una imbarcazione destinata al trasporto pubblico il limite è di 150 cavalli e questo Hyundai 6 cilindri è stato limitato proprio a questa potenza. Siamo decisamente in planata, 20 km orari. Sì, a Venezia si usano i chilometri orari, più che i nodi o le miglia per ora. Consumo bassissimo, siamo sotto un litro per ogni chilometro. Alla velocità di 30 km orari siamo sempre nella stessa condizione, meno di un litro di gasolio per percorrere un chilometro. Piacevolissima da guidare, con una notevole risposta al timone dovuta fondamentalmente al piede poppiero. Qui siamo in acque libere, possiamo dare anche un po' più di gas. Bella Venezia, eh? Velocità 41 km orari, consumo massimo 32 litri per ora. Beccheggiamo un po' su queste onde, ma in maniera molto dolce, molto confortevole. Ora pensate che tutto questo impianto è formato da un motore diesel, da un motore elettrico di Huracan Electric Power e poi da tutto un sistema che è stato studiato in proprio dal cantiere. Naturalmente con la collaborazione di Simrad per quanto riguarda il pannello di controllo ed alcune funzioni e poi grazie a uno sviluppo che è stato sostenuto anche da Venezia Turismo del gruppo Ali Laguna per darci la possibilità di navigare in queste acque in una maniera completamente diversa come abbiamo visto, senza inquinare, nel silenzio assoluto, ma anche quando ne avessimo necessità, con la potenza che serve. E voglio farvi vedere un'ultima cosa che sarà sicuramente utile a chi utilizzerà questi taxi a Venezia, ai comandanti che avranno il timone di queste fantastiche imbarcazioni. State a vedere. Aspettiamo un attimo, togliamo gas, dopo qualche istante si spegne il motore diesel e torniamo in modalità elettrica. Ora supponete di andare avanti, sempre con il motore elettrico. Sappiamo che può darci una spinta relativa, ma a Venezia, nel traffico dei canali, se avessimo bisogno improvvisamente di molta potenza per fermare l'imbarcazione, basta tirare indietro la manetta.
e immediatamente parte il motore elettrico e ci permette di fermarci. Hanno studiato veramente un sistema adatto a queste acque.